tutti. Mamma. Di Emiliano. Vuoi far vedere quello? Sì. Lo fai vedere e poi torna a guardarti i cartoni, eh? E saluti, dici ciao a tutti. Ecco qua, facci vedere. Wow, che bello! Questo è il pupazzino che Diana ha trovato nell'ovetto. Kinder, vero? Tutti ciuffetti storti. Ora puoi andare a guardarti i cartoni. Bravissima. Mamma finisce e poi viene a giocare con te. Allora, ragazzi, Fili è permettendo. Mangia piano. Fili è permettendo. Questa sera vi... Sì, era la sorpresina dentro l'uovo. Questa sera torno con questo video e in cui ho il piacere di... Scusate se mi impappino. Questo video in cui ho il piacere di farvi vedere le cose che io ho comprato adesso a gennaio 2018 con i saldi. Premetto già che ci sono 2-3 accessori e poi per tutto il resto sono solo maglie. Non ho trovato... Scusatemi, non ho cercato neanche i pantaloni, ho visto qualcosa di carino ma non mi ci sono buttata, perché sinceramente io ho ancora quei 2 kg, quasi 3 kg da perdere, e fintanto che ce l'ho appunto comunque sulla pancia, però se io mi metto un pochino a dieta così, oltre alla pancia mi dimagriscono anche le cosce, quindi effettivamente non so come mi calza un jeans, perché ne ho provati 2 paia, mi stavano benissimo di gamba, di coscia. Però non mi si chiudevano in vita, e sapendo già che io ho questo problema che quando voglio dimagrire dimagrisco tutto, poi non sapevo se poi mi sarebbe piaciuto il risultato, il jeans addosso, insomma il pantalone addosso, quindi ho preferito evitare e mi sono buttata sulle maglie. Sono delle maglie anche che segnano un pochino, però visto che ormai mi sono messa in impegno a appunto a rimettere in sesto i miei addominali, diciamo così, so già che comunque, se già adesso che la maglia mi segna un pochino il risultato mi soddisfa, anche dopo mi soddisferà, insomma. Quindi niente, bando alle ciance e partiamo subito. Allora, vi volevo fare vedere 5 cose che ho comprato da un negozio che si chiama Stella Z. Io l'ho trovata a Chivasso, ma so che c'è anche a Torino, in altri posti non ne ho idea, dove aveva tutto al 70% di sconto. Si vede un 70, e vabbè, comunque iniziamo. Ho comprato questi 2 elastici con le perle. Sinceramente non lo so quanto dureranno queste perle qui attaccate, però non lo so, mi piaceva e l'ho preso. Allora, questo qua costava 3,99 euro, scontato al 70% veniva 1,19 euro, no, quindi 1,19 euro per queste. Tutto quello che ho comprato in questo negozio era scontato al 70%. Poi ho comprato questa fascia per capelli in velluto rosso scuro, bordeaux, insomma, che ha questo modello qua. Questo costava a prezzo intero 9,99 e scontato al 70% l'ho pagato 2,99 euro, quindi praticamente 3 euro. Poi ho comprato anche questo cerchietto verde con questo nodo, ma non è centrale, è un pochino spostato. Questo qua costava 4,99 euro, scontato al 70% viene a 1,49 euro, quindi 1,50 euro. Poi abbiamo anche questo elastico blu con questo, dentro c'è un piccolo fil di ferro con la punta arrotondata, si sente così non riesco a farmi male, che posso posizionare come voglio io in base a come ho legato, a quanti giri ho fatto con l'elastico. E questo qui costava sempre 4,99, quindi veniva sempre 1,50 euro anche questo. E infine l'ultimo elastico fatto di vellutino nero, mi è piaciuto un sacco quando l'ho visto. Questo addirittura costava 1,99 euro, quindi scontato al 70% veniva 59 centesimi, 60 centesimi. Questo. E questi erano gli accessori per quanto riguarda i capelli.
Ora, per finire con gli accessori, quello resto che ho comprato l'ho comprato alla Combiper. E alla Combiper ho comprato, vediamo cosa esce fuori, la collana. Ho comprato questa collana lunga, se non la faccio vedere così, vedete, con queste perle, con questa pietra più grande blu con un tipo dei fiori, insomma colori vari. E questa qua era scontata al 50%, le cose della Combi per lo scontato al 50%, veniva a 12,90 euro, quindi l'ho pagata sui 6,50 euro. E in abbinamento ho preso anche gli orecchini. Gli orecchini si presentano così. Questi qua venivano a 6,90 euro, quindi scontati al 50% venivano sui 3,50 euro. Super giù ragazzi, sto approssimando, perché questa storia che è 90, è 99, insomma. E poi per finire ho comprato questo set di 4 bracciali, vedete che belli. E c'era anche la variante in argento, ma a me è piaciuta dorata. Questo qua costava 8,90 euro, quindi l'ho pagati all'incirca 4,50 euro. E questo era per quanto riguarda gli accessori e la Combi per... Mi sta andando pure via la voce, scusatemi. Per finire con le cose della Combi per, ho comprato anche 1, 2, 3, 5 cose della Combi, perché adesso vi andrò a far vedere. Allora, la prima è questa camicia, che ha il colletto intorno al collo, la parte davanti è tutta plissettata, vedete che comunque è trasparente, quindi sotto, per carità, una magari se lo mette d'estate può metterlo anche solo con un bel reggiseno, ma se no con una bella canottiera ci sta bene. Il polsino è manica lunga, il polsino finale, il polsino qua finisce nero e ha il bottone nero classico. E la particolarità che a me piace molto è che dietro ha la cernierina che si tira fino a su, qua dove vedete aperto c'è la cerniera, ma per di più ha questi laccetti che si allacciano, si fanno a fiocco. Questa camicetta, allora, io ho preso una misura S perché comunque veste largo, misura S, vediamo un po'. Allora, costava 49,99 euro, quindi 50 euro, ed era scontata al 60%, quindi l'ho pagata 19,99, 20 euro praticamente. Guardate, metto qua. Poi, ho comprato, questa qua è molto estiva, è una maglia a righe, nere e bianche, molto leggerina, è una di quelle maglie lunghe che veste a vestitino. In primavera si può indossare con un bel legging sotto, un bel leggings bianco o nero, altrimenti è d'estate proprio come vestitino, ma anche tipo, io me lo immagino anche tipo per andare in spiaggia. Qua davanti ha anche un bel tascone, ed è molto comunque scollato, non è esagerato, però volendo si può indossare anche leggermente spostato, con un modo che si veda un pezzo della spalla. Molto carino, mi è piaciuto molto. Anche di questo ho preso una misura M, questa costava 24,99 euro, era scontata al 70%, l'ho pagata a 7,49 euro. Poi, adesso questo viene il pezzo più complicato, diciamo così. Questo qui è un poncio grigio, che si presenta così, con la parte davanti tutta brillantinata, e poi ha soltanto i due angoli con le nappine, perché dietro è uguale. Allora, questo poncio si può indossare direttamente così, in modo che vi rimane una bella scollatura. L'unica cosa che a me non mi piace è che ha la cucitura davanti, vedete che si vede la riga di unione del poncio, adesso vi faccio vedere il contrario, vedete? Così. E cioè, sarebbe, in base all'etichetta, visto che ha l'etichetta qua dietro, vedete, dovrebbe essere indossato così, però io l'ho provato, ho indossato anche di sbieco, cioè, non so, vi spiego, invece di indossarlo così, l'ho messo
jacuzzi, voi immaginatevelo addosso a me, in modo che una parte dei brillantini si vede davanti, una parte dei brillantini si vede di dietro. A me, non lo so, mi è piaciuta molto di più, però ognuno insomma fa un po' come gli pare. Questo qui costava 29,99. Qui sul cartellino era scontato al 30%, che veniva 20,99 euro, però io, essendo una cliente, avendo la tessera e avendo ricevuto sul telefonino un messaggio in cui dicevano che per me cliente era tutto scontato dal 50% al 70%, a me tutto quello che era al 30% passava al 50%, e tutto quello che in negozio era scontato al 50% per me cliente passava al 70%. Quindi questo qua non l'ho pagato 20,99, ma essendo scontato al 50% l'ho pagato 15 euro. Ok, e poi abbiamo questo bel maglione che veste abbastanza lunghetto. Mi è piaciuto tantissimo perché queste righe, vedete, queste qua sono tutte belle brillantinate. Devo dire, è secondo me una lanetta questa qua, perché pizzica un pochino subito quando la mettete. Però io con una semplice canottiera sotto non ho avuto nessun problema. Poi soprattutto il pizzicore l'ho sentito proprio appena l'ho infilata, poi non ho sentito più niente, quindi è stato un fastidio passeggero. Non so, a me mi è piaciuta un sacco questa maglia. Anche di questo ho preso misura M, e anche questo maglione era scontato al 30, quindi invece io l'ho, per me è stato scontato al 50. A prezzo pieno veniva 59,99, quindi 60 euro, quindi io l'ho pagato 30 euro invece di 41,99, quindi praticamente 11 euro in meno. E con 11 euro in meno insomma ho comprato altra roba. Niente, ultima cosa della combi, perché comunque fa parte degli accessori, è stato questo cappellino con questo dettaglio prezioso applicato sopra. Questo era scontato, invece costava 14,99 euro, per me era scontato al 50%, quindi l'ho pagato qui 7,50 euro, e invece di 10,49 euro quanto veniva sul cartellino. Io spero che si veda qua. Poi questo era tutto ciò che io ho preso alla combi. Per adesso passiamo da Tezenis, che è l'altro negozio in cui io ho fatto acquisti. Allora, da Tezenis ho preso questo maglione che veste lungo, ok, che è la particolarità di queste maniche, a parte che è tipo i voulant, così lascia il pezzo della spalla, del braccio praticamente scoperto, perché ha questa retina. A me mi è piaciuto un sacco. Ho preso una taglia M, era scontato al 50% da 25,90 euro, quindi praticamente 26 euro, l'ho pagato 13 euro, mettiamola così. Poi l'altro maglione che ho preso è stato questo nero con questo dettaglio qua applicato. Infatti c'è i gancetti che uno, quando mette a lavare la maglia, giustamente devo togliere la collana, io la chiamo così, collana. E per il resto è molto comunque semplice, anche se era questo, no, non era questo, poi vi spiego il perché. Niente, ha questo dettaglio qua, ricamo, insomma è fatto così a costine, le maniche lineari, strette, polsini stretti, e questo è sempre misura M, sempre 25,90 euro. Praticamente le maglie penso che bene o male costassero tutte uguali, quindi sempre 13 euro l'ho pagata, perché quando sono andata io era tutto al 50%. Poi ho preso questa che stupidamente, ma non so perché, io me lo sono vista di appesa, per me è risultata essere tipo una canottiera di quelle lunghe da mettere con i maxi maglioni, invece no, praticamente è una sottoveste, è una camicia da notte. E infatti questo è l'unico indumento che non mi vedrete indossare. Non perché ci sia qualcosa di male, però sinceramente devo fare accorciare un pochino le scaline, perché per me, avendo poco seno, risultano troppo lunghe. E poi sinceramente non lo so, siamo a gennaio, non è che ho tutta sta voglia di farmi vedere con un vestitino, perché alla fine per me è veramente lungo, per me è un vestitino, quindi non ve lo faccio vedere, non perché non voglio mostrarvi chissà che, perché alla fine è come un vestitino estivo, non cambia niente, però è semplicemente per, scusate,
semplicemente un po' per pigrizia, vi dico la verità. Poi passiamo al seguente, invece questa è proprio una canottiera in velluto, con tutto il pizzo. Anche qui le spalline io devo accorciarle un pochino perché sennò mi sta troppo, scende troppo in giù. E la parte finale finisce sempre con il pizzo. Anche questa è una taglia S, anche se forse avrei dovuto prendere M, anche se forse avrei dovuto prendere la S, però alla fine è meglio che mi calzi morbido piuttosto che stretto. Sono finiti per me i tempi in cui vestivo tutto attillato. Scusate. C'ho ancora i rimasugli dell'influenza. Questo qui costava 12,99 euro, quindi scontato al 50% l'ho pagato intorno ai 6,50 euro. Poi vi faccio vedere questo qua, è la maglia, io quando l'ho vista mi sono innamorata, anche se il pezzo mio preferito, insomma, ve lo lascio proprio all'ultimo. Io mi sono innamorata di questo maglione. Allora, questo maglione qua è sempre tipo lana, però una lana di quella morbida, che di quello corto, che bisogna indossare con un jeans a vita alta. Quando dico un jeans a vita alta, dico un jeans a vita molto alta, o almeno per me, per risultare ok, il jeans mi deve arrivare come minimo sopra l'ombelico, e ho detto tutto. Però mi è piaciuto tantissimo perché ha questo dettaglio qua, questa apertura qua davanti, e poi perché ha le rouge, mi sembra che si chiamino, questi dettagli qua svolazzanti, insomma. E il polsino finisce sotto, sempre stretto, che a me piace, i polsini larghi non mi piacciono granché. Poi i cacca. Se sentite rumori sottofondo sono la TV di Anna Ginevra, se non fateci caso. Ecco, questo qua è l'altro maglione nero che ho preso, che questo qua invece ha questo dettaglio di queste applicazioni. Questo non si può togliere al lavaggio perché questo si lava a mano. E ha sempre questa trama tipo a costine intrecciate, ma il dettaglio è che praticamente è trasparente, vedete? Quindi uno, cioè, non è che si vede chissà che, alla fine se lo indossi con un reggiseno color carne e sotto metti niente, è come risulti come se avessi una canottiera color carne sotto, non si nota la differenza. Se no uno comunque mette una canottierina nera sotto e sei a posto. Questa è sempre taglia, no, questa qua è taglia S invece, non so perché, devo aver sbagliato qualcosa, però alla fine indossato va benissimo S, anche perché la tensione sinceramente nelle maglie almeno S ed M non c'è una grandissima differenza, c'è proprio minima, anzi ci sono delle maglie che tipo io ho provato insomma ad accostare così e la differenza praticamente non si vedeva, però io ho preferito sempre prendere la M perché come ho detto prima, scusatemi se mi ripeto, ma le cose attillate non è che mi piacciono tantissimo, però questa qua indossato ho visto che non è che mi dà grossi problemi. Quindi va bene, quindi sempre il solito prezzo, sempre 25,99. Non ho capito come mai che da Tenzeli tutti i maglioni costano 25,99 euro, non cambia il prezzo di una virgola, quindi vabbè. Ora passiamo a quest'altra maglia qua, che avevo avvisato, ragazzi, che sono tutte maglie. E ho preso questo viola, questa maglia c'era anche nera e forse anche bianca, non mi ricordo bene, comunque io ho preso questa qua, che ha queste applicazioni che vanno dal davanti al dietro sulla spalla, molto carina. L'unica cosa che stona un po', a parte che segna, quindi questa mi sa che finché non butto giù la panzetta, ma la cosa che invece non mi piace è il dettaglio delle maniche, a parte che essere lunghe, oltre l'inverno simile, scusatemi, ha questo dettaglio che è aperta. Beh, tutte e due sono così, non è che una è sicura, no. E non è che è scucita, è proprio fatta così. Allora, a me sinceramente non mi piace, anche perché questa apertura poi risulta sulla mano qua, si apre così. Poi tutte queste mani qua comunque le vedrete indossate. E io sinceramente penso che cucirò questa apertura, e essendo appunto esageratamente lunghe ci farò un risvoltino, perché insomma, però queste
se no, anche perché se no non l'avrei, anche perché se no non l'avrei comprata. E per finire, adesso c'è il mio pezzo preferito, che voi, scusatemi, mi prenderete per pazza, lo so, direte voi, ma che così di merda c'hai, scusate la parolaccia, però non lo so. Allora, io ho visto questa maglia indossata sul manichino, era abbinata con una gonna di similpelle. A me la pelle non piace particolarmente, soprattutto nelle gonne, nei pantaloni, ma il giubbettino di pelle sì, ci sta, ma pantaloni, gonne, a me non mi piace. Però quando l'ho vista io me ne sono innamorata. A casa mi hanno preso tutti in giro, a nessuno è piaciuta, a me sì. Un maglione bello caldo, bello spesso. E adesso passo a farvelo vedere. Io ho scelto questo colore qua, però se non sbaglio c'era anche nero, forse anche, io ho visto anche nero, però non so se c'erano anche altri colori. Insomma, a me è piaciuto questo colore qua, e adesso vi passo a farvi vedere il mio bellissimo maglione. Lo so, lo so, mi direte, ma dove cacchio vai in giro vestita così? Eppure a me piace, ragazzi, io mi sono innamorata quando l'ho vista. Infatti ve l'ho lasciato proprio per ultimo. Non lo so, a me piace, è piaciuto un sacco, non so perché. Mi ricorda tanto quelle, la Spagna, le ballerine spagnole con, insomma, non lo so, a me è piaciuto. Non so se, spero che la videocamera renda il colore, perché è un bel color senape, terra bruciata, non so nemmeno io come definirlo questo colore. Sta di fatto che a me piace un sacco. E sempre misura M, sempre il solito prezzo, 25,90€, scontato al 50%. E niente, ragazzi, allora questo è stato tutto. Io adesso poi vi lascio a vedere il... Scusate, mi sto impappinando. Vi lascio continuare di guardare il video dove vedrete tutta questa roba qua. Vabbè, a parte gli accessori, quelli non li ho indossati, ma tutte le maglie indossate. Vi ho già detto tutto, nel senso che di questa viola non mi è piaciuta la manica. Questa color senape, insomma, l'ho lasciata per ultima perché è il mio pezzo preferito. E la camicia da notte, vestitino, insomma, non lo vedrete indossato perché non è proprio a mio agio. Ma per il resto vedrete tutto. E niente, io spero che questo video vi abbia fatto piacere, che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, ricordatevi di mettermi un like. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, così non perderete più nessun video. E boh, io vi mando un grossissimo bacio. Ah, vi do una piccola anticipazione. Dalina non ce la fa più. Vi do una piccola anticipazione del prossimo video. Vi dico già che sarà un altro video haul, ma non con le cose per me, con le cose delle bimbe, tutto quello che io ho comprato per Diana e Ginevra. Non vi aspettate chissà che, chissà che, non vi aspettate chissà che, ma due o tre cosette ho comprato anche per loro. Si può? Una mamma può andare a fare shopping e non comprare niente per le proprie figlie? No, che non può. E questo è tutto, ragazzi, io vi mando un grossissimo, ragazzi, anche perché ci sono anche dei maschietti che mi seguono, io vi mando un grossissimo bacio e spero di rivedervi molto presto con un nuovo video. Ciao!